che andiamo avanti. Acqua minerale, birra, Coca-Cola, succhi. No, no. Oh, succhi. Odio. Questo è il momento denuncia. Soki! Dai, perché? Soki! No, grazie. Questa parola in Sicilia è volgare, ma in giapponese vuol dire amore. Ah, vedi che lo sanno, signor? Amore, sì. E poi tra l'altro, parola antica. Mia azienda si chiama Amore. Okay. Dobbiamo dare coppa all'amore, allora, no, signor? No. Ah, no, signor, tra l'altro storia racconta di questa parola ovunque. Addirittura la guerra di Soki, famosissima. La guerra di Soki? Sì, famosi. Gli indiani... Ci avrei voluto partecipare. Sì, la tribù degli indiani, bravo, signor. Tribù degli indiani, gli Apache e i Sioux, che lottavano per chi avesse inventato parola. Ah. Alla fine hanno vinto i Sioux. E com'è andata bene? Certo, Sioux Suki! Oddio, grande! Come può andare? Come può andare? Benissimo. È stato benissimo. Bello, bello. Noi teniamo amore. Questa settimana parliamo di pata. E signor, aggiungendo Suki alla pasta diventa... Aisaku Suki. Vedi che conosci prodotto, grande signor! Noi lavoriamo molto sul condimento. La nostra azienda lavora molto sul condimento. Sì. E c'è detto giapponese che dice picca pasta e Suki assai! Sì, bellissimo. È equivocabile. No, tico, e tra l'altro noi dobbiamo dare una puzzatina di amore, di zucchi, di formaggio. E quindi diciamo parmigiano succhi, sì, buono, ma top è cacio. Cacio buono. Cacio succhi. Detto ma così, lei ci mette la pausa, però dove non ce la deve mettere? Perché la pausa non metti i formaggi piano piano. Non ho ordinato nulla, assolutamente, se ne vuole andare. Mi sa che a Torugno! Ma non te ne rognona io! Che cosa? Chi è? No, mi sa che a Torugno! Ma che dice? Chi no, è il mio assistente, perché ti dà che sì? Come fa a chiamarsi mi sa? Come? Mi sa che... Qua! Mi sa che... Torugno! Mi sa che a Torugno! Mi sa che a Torugno! No, signor, Torugno! Mettici passione! La fai chiamare, perché lui ha detto di portare... Porta succhi a Fiorello e Baldini! Sì, vabbè, Fiorello e Baldini, siamo Matrange e Miafò! Ah, con questa... Oh, ma allora l'ha sbagliato, fai chiamare! Certo che ha sbagliato! Qua fa? Mi sa che a Torugno, tranquillo, licenziato! Vediamo! No, sì, perché ti fa... Però vado via, signore, e con orgoglio diciamo che abbiamo aperto il ristorante nelle Marche, a Fano, e guida Michelin, signore, ha dato 5 stelle perché dice che il ristorante è di lusso. Posso dire con orgoglio, Fano, succhi di lusso! Ma chi ci deve aiutare?